Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui che vi parla è Sion Dan 2000. E oggi ragazzi, finalmente è oggi il grande giorno, 9 maggio. Ragazzi, oggi è il grande giorno in cui è uscito finalmente Goku GT su Dragon Ball Fighters. E ragazzi, io le avevo detto che il 9 maggio sarebbe arrivato un video esclusivamente per lui, per quanto riguarda appunto la sua presentazione. Perché ragazzi, dopo la presentazione che ho fatto su Dragon Ball Fighters di Jiren e Videl, che tra l'altro ragazzi potete trovare i video sul canale, davvero ragazzi è stato un successo clamoroso, soprattutto il video di Jiren che ha fatto più di 350 visualizzazioni. Veramente ragazzi, grazie, grazie infinite, grazie mille. E oggi siamo qui ragazzi per presentare appunto Goku GT, il nuovo personaggio che è stato inserito in Dragon Ball Fighters. Tra l'altro ragazzi, oggi è anche il Goku Day in Giappone, ovviamente, perché il 9 maggio si festeggia questa, diciamo, tradizione dedicata al nostro eroe, al nostro amatissimo eroe Goku. E pensandoci ragazzi, oggi è anche il giorno in cui hanno messo Goku GT, quindi non può essere una coincidenza. Sicuramente è stato inserito soprattutto anche in suo onore. Detto ciò ragazzi, adesso andiamo a provare subito Goku GT e proviamo un po' anche questo suo moveset e anche la sua trasformazione in Super Saiyan di quarto livello. Ragazzi, mi raccomando, se il video è di vostro gradimento, sì, vi piace questa presentazione che faccio dei personaggi, mi raccomando, lasciate un bel pollicello in su, un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate, condividete il video, iscrivetevi al canale ragazzi e soprattutto ragazzi attivate la campanellina per rimanere sempre sintonizzati e ricevere sempre le notifiche sui miei video. Ok ragazzi, direi che a questo punto possiamo andare nell'arcade, ovvero appunto qui, e appunto inizia arcade, perfetto. Facciamo un po' come abbiamo fatto per Jiren e per Videl. Proviamo Goku GT con l'arcade, perché mi sembra il modo migliore. Eccoci qui. Allora, eccolo qui il nostro caro Goku GT. Perfetto. Ottimo. E con i prossimi personaggi, ragazzi, ci riusciremo casuali. Cosa ne dite? Vediamo un po'. C16 e poi il prossimo è Videl. Ok, d'accordo, perfetto. Possiamo andare avanti. Ma l'importante ragazzi è che utilizziamo Goku GT, poi gli altri ci fanno solo da accompagnamento. Allora dunque, scegliamone una, diciamo, una non troppo facile, troppo difficile, un po' direi questa casuale, vabbè, diciamo estrema gravità questa qui, sì, direi che va più che bene, estrema gravità difficile, perfetto. Dato che comunque non voglio farla troppo lunga. Ok, iniziamo. Sfida in preda alla disperazione. Ok ragazzi, sono emozionatissimo perché io ancora appunto devo provarlo con GT. Appunto avevo intenzione di fare tutto nel video per voi. Quindi speriamo di non rimanere delusi. E vediamo un po' cosa ci riserverà questo personaggio. Che tra l'altro, io vi dico anche questa cosa ragazzi, sono troppo felice che si possa trasformare in Super Saiyan di quarto livello, dato che l'ho visto dal trailer, perché è il mio Super Saiyan preferito. Ok, vediamo un po'. Non te l'aspettavi, Trunks? Ok. Iniziamo! Via! Ok. Ok. Un po' con triangolo. Oh sì! Mamma mia! La combo con triangolo mi piace da impazzire. Ok, vai Gohan, tocca a te. Figlio, cosa devi mostrarmi oggi? Nulla, perché non ti alleni chissà da quanto. Oh, adesso. Finalmente a farti spettacolo. Vai anche Videl. Su sorpresa c'è anche Videl, hai visto? Addirittura. Oh, bam. Però. Ok. Ti sei svegliato, eh? Ok, mi faccio mettere il C16. D'accordo, perfetto. Vai, vai C16, vai. Oh, ops, sorpresa. Ci provo, sorpresina. Bam. Ok. Perfetto. Goku, ritorna. Ok. Oh, cambia, cambia, folì, folì, folì.
Bam. C'è anche Videl che partecipa. Poi cavolo, mi ha beccato. Bye. Guarda che sono ancora vivo, eh. Volevi. Ecco che arriva dopo GT. Volevi. Cos'è? Adesso cadrà. Oh sì, no, vabbè, questa è meravigliosa. È fantastica la finish come UGT. È bellissimo, ragazzi. Ok, io sono rimasto davvero senza parole. Scusate se non ho parlato molto, ragazzi, ma era giusto per vedere un po' il moveset di Goku GT. Ma è stato veramente bellissimo quello col Dragon Shenron, che tra l'altro avevo già visto nei trailer. Trailer di solito spoilerano un po' troppo. Comunque, come inizio non c'è male. Abbiamo un po' provato già a prendere in mano con i comandi. Adesso proviamo un po' a vedere la mossa finale, che se non sbaglio si trasforma in Super Saiyan di quarto livello. Però devo esserne sicuro al 100%. Allora. Bene. Karada chikkoku natchimatta kendo. Nakami wa sugii zo. Gohan. Oi, irusanai zo. Non fare lo sbruffone, Gohan, mi raccomando. Olè. Ups. Ehi, fu, fu. Ah. Ah, posso fare anche il bastone, ok. Non può vedere. Se ci ferma. Quindi giù. Oh, che bello, vai così. Olè. Bello. Trasformiamoci già un po' di effettuare la mossa suprema. Però diamo prima di farti un bel pagliatone. Vai. Ah, all'inizio mi carico un po' lentamente. Ok, eliminato. Perfetto. D'accordo. Mi avvicinarci un po'. Perfetto. Anche questo volevo vedere. Okay. Ops. Pardon. Scusa, Franz. Non volevo. Volevi. Ah. Ok, quindi sa che mi ha preso un po' di potenziatore. Oddio, non mi dire che lo fai fuori. Oddio, Goku resisti. Non ci credo. L'ho eliminato. Ah, Trunks, Trunks, Trunks. Questa non me la dovevi fare. Non tutto, ma non dovevi eliminarmi. Ecco, a parte che scrivo pure la mossa suprema di C16. E adesso lo vendichiamo. Sapevo che dovevo usare il potenziatore perché... Infatti, questo è anche difficile. D'accordo, Goku sarei vendicato. No, questo non me lo dovevate fare, ragazzi. Non proprio. Eh no, state iniziando a spammare un po' troppo la mossa suprema, ragazzi. Adesso metto io a tacere. Vai, Gohan, anche tu. Olè, vieni qua, bello. Poi tra l'altro avevo anche una mossa col bastone. Bam! Ok, Goku si è stato vendicato. Anche se però fortunatamente lo scontro di prima siamo riusciti ad usarci di più, Ottimo, perfetto. Vabbè, il grado comunque in ogni caso è... non è che ci interessi molto, perché il nostro obiettivo è quello di riuscire a utilizzare al meglio Goku GT. Perché il primo scontro l'abbiamo fatto in modo quasi perfetto. Qui purtroppo in modo meno perfetto. Vediamo un po' se con questo trio, questi li chiamano palle da biliardo. Io lo chiamerei il trio dei pelati. Ok, che di solito i personaggi pelati negli anime sono sempre i più forti. Ok. Stavolta voglio cercare di usare anche la mossa suprema. Appunto, sperando di riuscire ad utilizzarla. Allora, dunque. Ok. Qui combattiamo, diciamo, in una sorta di lago sotterraneo. E olè.
Eccolo che diventa Napa Super Saiyan. Sì. Ok. Non iniziamo a spammare Saibaim. Vai. No. Ecco, già messo. Ah. Saibaim è giunto. Ha fatto intervenire anche i Krilli. Si cerca di eliminare. Ma che cazzo? Ma ti stai un attimo. Mamma mia. Fermo. Mamma mia. Ecco, perché ti una super crema di come Super Saiyan, no lei. Oh. Ah, tu fai intervenire Krilli, eh? E a questo punto, ragazzi, sapete che cosa di. Cosa farsa faccio? Un attimo, adesso! Preso! Vai! Mamma mia! Oh sì! Vai! Ok, c'è 16, vai! Ok. Mica bello, vieni. Ah, Napa, torni tu. Ah, usiamo il potenziatore, d'accordo. E cosa facciamo? Facciamo intervenire anche un po' Vidello. Ecco, così, eh. Ah, Tenshin. Qual buon vento, ma qual buon vento. Si è scatenato Tenshin. Pure. Ecco qui. Sì. Finito? Perché ora è il mio turno. No, vabbè. Dopo questa, veramente... No, dopo questa non ci credo. Non solo nella con Videl, mi ha tolto anche la mossa finale. D'accordo, ho capito. Mi sta tenendo del più da torcere. Ok. Vai. Super Saiyan terzo livello! Cana mia. Ossia. Bene così. Ecco. E poi, cioè, io ho fatto il dragone prima, ma non so se il dragone era la mossa suprema. Devo vedere. Magari... Non so se riesco a rifarla, perché questi qua... Veramente... dei rompipa... Non ci credo. Mossa inaspettatissima. Sì. Pure. D'accordo. Però vabbè, mi piace la battaglia quando è così. Più avvincente. Vai Goku. Ma Goku dovevi eliminarlo. Goku dovevi eliminarlo. Goku. Cosa mi combini? Mi piace quando la battaglia è più vincente. Così vi mostro anche un po' di gameplay di Fighters. Oh sì! Bam! Allora, adesso provo a ricaricarmi, anche se lui ha pochissima salute. Io lo lavoro a zero. Un'altra volta. È un po' rotto questa mossa, eh. Abbiamo capito, dai. Merda. Ah, mi ricordo quella mossa. Ma che è spacciato lo stesso. Peccato. Oh, questa è stata tosta, eh. Vediamoci la spettacolare intro di... Spettacolare outro, no? Intro. Ending, se così possiamo definirla anche. Ottimo. Perfetto, ragazzi. Vegato C, in effetti abbiamo fatto un po' schifo, però. Allora, vorrei cercare di utilizzare la... Cioè, allora, non so se la mossa col dragone era la mossa suprema, però io mi ricordo che... in Super Saiyan di quarto livello poteva trasformarsi nel trailer. Mi sembra proprio quando funge proprio da... Da mossa suprema. Adesso proviamo un po' a rivedere. Però comunque, in ogni caso, nella seconda prima abbiamo utilizzato quasi a pieno con UCT. Adesso proviamo un po' a vedere di nuovo. Allora, dunque... adesso i prossimi saranno belli che cotti. Ok. Sì, ho capito che comunque la frase è più o meno sempre la stessa col dio fuggitivo. Ok. Volevi che fossi Goten. Bene, Goten. Bene, però aspetta un attimo, prima però voglio fare una cosa, un attimo solo ragazzi, allora, mosse speciali, io ho un po', super ultra sfera in Kidama, vabbè questa qua dovrebbe, ah, è eseguibile nell'aria, no, non vedo qua, trasformazioni in Super Saiyan, cioè in Super Saiyan di quarto livello, questo volevo dire, vabbè, comunque noi in ogni caso continuiamo a, ecco, l'esplosione del pugno del drago, forse deve essere carico, magari al massimo, proviamo un po'. Magari a dare solo pugni, ecco, perché a caricarmi non ci penso proprio. Dato che
a caricarmi, purtroppo, in questo gioco è alquanto impossibile, capite? Ok, diciamolo caricare un po' con gli altri personaggi, ecco. Vieni qua, bello. Ok, già stiamo a due tacche, più o meno. Ecco, lui c'è tutto il potenziatore, eh? Bene. Se... vabbè, almeno sei solo tu, Gohan, non hai chiamato Goten o addirittura tuo padre. A volte in quella mossa prima puoi chiamare tutta la tua famiglia. Adesso calmati un po', Bene. Vieni qua. Ok. Adesso è il turno, Goku. Facciamo arrivare almeno a 5, dai. Ok, 5 penso che sia sufficiente. Adesso! Vai! Vai! Boom! No, non si trattano di pezzi di quarto livello. Magari, no, devo provare un po' a usare magari come il metodo di Golden Freezer, tipo... Ops, d'accordo, si stanno scatenando. Ok, fufu. Ops. Ok, vai, vai. Cazzo! Schiva! No! Un scelto. Niente, loro ho notato che il loro obiettivo in questo arcade è quello di voler praticamente eliminare Goku GT. Va bene, ho capito. Comunque devo rivedere un po' questa cosa di Goku Super Saiyan di quarto livello, perché... Ma... Vabbè. Pure ci sei! No, vabbè, no. Qua stiamo cercando di perderla. Ci rimasta solo la videlle. La videlle, almeno... Avanti. Oh, sei! Bene. Meno Goten, cioè Gotenks. Vedete come ragazzi quando sono un po' in pericolo. Ecco, Gohan contro Gohan. Ecco, sono un junior che sta a full vita. Però io ho ancora il potenziatore che mi può dare una mano. Ok, d'accordo, prendiamo anche il potenziatore. Vai adesso, vai, 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 vai. Morso supremo vieni a me. Vai, sì, 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 sì. Eliminatelo avanti col potenziatore. Ottimo così. Bene. Adesso è rimasto Goa Goten. Se tu sparisci, perfetto. Ottimo così. E adesso Goten. E quello che mi ha dato i problemi. Parati. Vabbè. E un'altra volta no, da! Oh, non ci posso credere. Va bene. E finito con questa. Ancora. Ma sei diventato uno spammone per caso. Vabbè, non capito, dai. Ecco, io l'ho fatto con la tintere nell'aria. E ora per concludere al completo mossa suprema, che giustamente non va segno. Va bene. E comunque ce l'abbiamo fatta. Uff. D'accordo. Bene. Ora dovrebbe essere rimasto l'ultimo combattimento. Beh, grado D. Non sto combattendo al meglio giusto perché... Voglio soltanto presentarvi con GT. Altrimenti quando faccio sul serio. Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Club alla volo. Un'altra volta sto Gotenks. Va bene. E poi tra l'altro ragazzi ho anche finito da poco di mangiare il pranzo. Quindi non sono esattamente al pieno delle forze in questo momento. Però avevo proprio voglia di mostrarvi subito con GT. Perché veramente dai trailer mi aveva fatto davvero diciamo generare un hype incredibile. E infatti mi è stato ricompensato perché da moveset mi piace molto. Anche le sue mosse. Perché a me comunque Goku GT è sempre piaciuto. Dite quello che volete. Anzi, mi piacerebbe sapere proprio la vostra opinione, ragazzi. Fatemela sapere nei commenti. Però questo fatto del Goku Super Saiyan di quarto livello sono sicuro che può trasformarsi. Questo è sicuro. Però non ho ancora capito come. Vabbè. Andiamo. Adesso provo un po' a fare come fa Golden Freezer con la trasformazione. Se questo sta un attimo fermo, vai, due tacche. Allora però aspetta, quando vedo che sta a pochissima salute devo usare il potenziatore, assolutamente proprio. Ecco qua. Dai così. Oh sì, 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 sì. Ecco qua un'altra volta. E mi ha detto che non volevo consumare barre d'aura. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Mamma mia, mamma mia. Ma questo è proprio, mamma mia. Sono marcata mia. Ok.
mi stanno veramente. Ci si dice subito, mamma mia veramente. Una cosa assurda proprio. Forse ho sbagliato a mettere difficoltà difficile, però volevo una sfida più avvincente. E qua. Menti poi. Si sta in fermo, Kensing. Mamma mia, non riesco a dire i nomi qua. Attento! Sì. Trasporto solo quando pare a lui. Comunque devo rimanere tutti i miei perché mi sta rompendo le palle. Olè. Adesso. No, aspetta, forse ho capito come si faceva più o meno. Non mi ricordo. Ok. Olè! Oh, che schivata. Ti dai di nuovo tu? Bene. Vai. Vai, eliminalo. Ok, Tenzing eliminato. Perfetto. Ora Junior. Cazzo! Vabbè, questa è la mossa fino a quando mi ha tolto. Goten che non si ferma più. Bene. Dai con la sfera che inchida, ma devo ottenere un sepo per te, Goten, che giustamente la attiva. Va bene. Lo sapevo. Avevo visto che c'era anche la sfera di Ghidano, così l'abbiamo anche vista, d'accordo. Goku, questo è pur sempre un tuo video. Olea. Ah, peccato. Ti sei fermo? Super Kamehameha! Concludiamo in bellezza. Concludiamo. In bellezza. Distruggendo tutto, questa è la conclusione che volevo. Con la vittoria col drago Shenron si va a comandare. Ok, bene ragazzi, abbiamo finito questo arcade che mi ha fatto sudare in una maniera incredibile. Mamma mia. Va bene, comunque in tutto questo la trasformazione di persona di quarto livello non sono riuscito a mostrarvela. Evidentemente deve esserci qualche comando particolare per trasformarmi, dovrò vedere bene. Poi diciamo che comunque quando vedrò come si trasforma ve lo mostrerò sicuramente in un video in cui farò delle battaglie competitive online, che tra l'altro ragazzi potete vedere anche i miei precedenti video in cui io ho mostrato dei video in cui combattevo online utilizzando personaggi casuali, e sicuramente utilizzeremo un'altra volta il nostro caro bel Goku GT. D'accordo, noi qui abbiamo concluso e mettiamoci in un posto in cui appunto non c'è troppa gente, e qui direi che è perfetto. E ragazzi, dunque, cosa dire di questo Goku? Di certo a me è piaciuto moltissimo il moveset, le mosse, anche all'ultimo quando abbiamo usato la sfera Genkidama, che sembrava identica a quando l'ho usata contro Super Ishiron, l'animazione era pressoché identica. Davvero tutto in modo egregio è stato fatto. Ma comunque tutti i personaggi in questo gioco sono equilibrati al 100%. Peccato solo che per svilupparne dei nuovi ci vuole davvero tanto, ma davvero tanto tempo. Ma perché comunque tra le animazioni, i colori, la grafica, bisogna aspettare molto più di quanto ci potremmo mai a noi aspettare. D'accordo ragazzi, io direi che il video può concludersi qui. Goku GT per me è promosso a pieni voti. Mi dispiace solo non avervi potuto mostrare il Super Saiyan di quarto livello, ma sono sicuro che può trasformarsi, ma quando scoprirò quando ve lo mostrerò, statene certi. Comunque ragazzi, il video direi che può concludersi qui, Fatemi sapere se vi è piaciuto e mi raccomando, se è così vi invito a lasciare un bel like, commentate il video per farmi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale ragazzi, soprattutto iscrivetevi, perché siamo quasi a 50 iscritti, siamo a quota 44 iscritti. Mi piacerebbe arrivare a 50 iscritti entro breve. E io vi ringrazio come sempre di tutto il supporto che mi state dando. Mi raccomando, attivate la campanellina. E detto ciò ragazzi, noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima.